Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, ultimamente ho ricevuto un sacco di richieste, quindi filmo questo video su vostra richiesta, cioè il video della mia collezione di borse di lusso aggiornata. Allora, ho controllato e tipo l'ultimo video che avevo fatto sulla mia collezione di borse era ancora in casa vecchia, quindi si sta parlando di un anno fa almeno, quindi, e la mia collezione è cambiata parecchio, nel senso che se ne sono aggiunte di borse, quindi è arrivato il momento evidentemente di farvi la mia collezione aggiornata. Iniziamo subito perché già prevedo che questo video sarà lunghissimo. Altra cosa, vi faccio vedere le borse non a seconda del brand, perdonatemi, ma è più semplice per me, ve le faccio vedere a seconda di come le ho posizionate nella cabina armadio, così poi le riprendo, le rimetto via, eccetera eccetera. Iniziamo allora dalle jumbo, che sono tutte assieme posizionate nella mia cabina armadio, e sto filmando anche nella mia stanza perché così ho la cabina armadio davanti ed è molto più semplice per me filmare qui, quindi ecco perché il background è diverso. Allora, la mia jumbo, questa è in colore fucsia, diciamo così, l'hardware è platino champagne, quindi è a metà tra l'oro e l'argento. Questa l'ho presa a Roma, è molto morbida rispetto alle normali jumbo, anche gli angoli sono un pochino più morbidi, comunque le jumbo come grandezza io le adoro perché ci sta, vabbè, all'interno qui abbiamo un pezzo di scotch e 3 centesimi, ma mi piacciono molto perché sono super super capienti, ci sta un sacco di roba, veramente la vita, e poi anche su di me che sono molto alta almeno non sembrano troppo piccole, perché le borse troppo piccole su di me che sono molto alta mi fanno sembrare enorme con questa borsettina minuscola, e quindi questa è appunto un po' particolare come colore, non riesco ad indossarla naturalmente ogni giorno, però è una borsa che adoro. Altra jumbo Chanel è questa beige, io amo questa borsa, e su alcune ragazze con una carnagione diversa dalla mia sta anche molto bene. Io mi ritrovo però ad indossarla non tantissimo, quindi in realtà la sto vendendo, anche se sto rifiutando tutte le proposte che mi arrivano perché sono troppo basse, quindi o riesco a venderla guadagnandoci su come faccio di solito con le borse, oppure piuttosto non la vendo. Quindi questa è la mia jumbo appunto beige, è classicissima veramente come colore, dopo la nera la Chanel più classica penso sia proprio questa beige. L'hardware è dorato, potete vedere se lo confronto con l'hardware di della jumbo di poco fa, è appunto più giallino, mentre questo è un pochino meno forte come colore, appunto questo hardware è dorato, stessa identica forma e grandezza rispetto all'altra, anche all'interno la struttura è molto più rigida, specialmente negli angoli, e non ho usato tantissimo questa borsa praticamente, mi dispiace quindi per questo che la sto vendendo, però se non riesco a venderla per il prezzo che vorrei guadagnandoci su, me la tengo e la vendo più avanti. Poi, allora, forse la mia borsa, anzi, sicuramente la mia borsa più utilizzata è lei, la jumbo nera, non vi ho detto, ah sì, sono tutte e tre in caviar come pelle, e anche questa è in pelle martellata, mi sa che si dice in italiano, non sono sicura, ed è quella pelle che ha tutti quei micro pallini. Questa è con hardware argentato, è stata una delle mie prime Chanel e la indosso tantissimissimissimo, la uso tantissimissimo, infatti è strapiena di roba perché la stavo indossando proprio oggi, quindi questa è la classica, all'interno è appunto bordeaux. E classica, e l'adoro. Una volta le indossavo, le jumbo anche a tracolla, ultimamente mi ritrovo ad indossarle semplicemente invece così con la doppia catena. Eh sì, vabbè, l'adoro, ve l'avete vista 500 miliardi di volte addosso, quindi non sto qui a spiegarvi. Altra jumbo, questa l'ho presa vintage, è del 2005 o 2004, non mi ricordo, una roba del genere, l'ho presa vintage, comunque è perfetta, ho fatto un affarone ed è appunto di questo colore rosso però scuro, non è il rosso acceso che siamo abituati a vedere nelle borse Chanel, questo è un rosso un pochino più bordeaux quasi, che se in videocamera sembra più acceso di quanto non sia in realtà. All'interno, anche questa hardware argentato, all'interno è rossa dello stesso identico colore dell'esterno, anche questa in caviar che è un po' la pelle più resistente tra le varie opzioni appunto che Chanel offre, e anche questa, vabbè, ovviamente non la uso ogni giorno, ma quando magari
rossetto rosso, dettagli rossi nell'outfit eccetera, mi piace un sacco indossare lei. Poi altra borsa Chanel Jumbo che ho preso vintage è questa bianca, devo ancora portarla alla Chanel Spa, non penso che lo farò mai, ed è tutta un po' questa, veramente, cioè ho fatto un affarone su questa borsa e non so se si vede tanto in videocamera, ma ha un po' di segni di usura perché anche questa appunto è vintage, però a parte questo la borsa mi piace un sacco, vorrei capire se è possibile ritoccare o comunque andare a migliorare questo colore, perché ovviamente essendo bianca qualsiasi segno si vede, la indosso comunque tantissimo, non me ne frega niente se si vede che è un po' usata, però vorrei appunto portarla alla Chanel e vedere che cosa mi dicono, se è fattibile oppure no. Se avessi un negozio Chanel nella mia città sarebbe tutto molto più semplice, quindi non so se la porterò mai, ragazzi. Alla fine, altra jumbo è questa, che come sapete è stato uno dei miei autoregali di compleanno. Questa è in montone, una roba del genere, ed è super super morbida e super calda, ovviamente è una borsa stagionale per la stagione fredda ed è uscita appunto con la collezione autunno-inverno scorsa, e ha tre colori, è beige sui lati, rosa sotto e sulla catena e grigia invece sopra e dietro. Mi piace un sacco che la catena sia rosa, che anche questa parte sia rosa, è un po' particolare come borsa ma a me piace tantissimo, e anche se è stagionale so che comunque in autunno-inverno la userò sempre tantissimo, quindi sono molto molto contenta. Forse avrei preferito prenderla in medium, però non era assolutamente più disponibile, quindi l'ho presa versione più grande, versione jumbo. Altra borsa che non c'entra nulla con le Chanel è la mia Speedy Louis Vuitton. Allora, questa mi dimentico sempre, è la Speedy numero... non c'era scritto da qualche parte? Sa che c'era scritto da qualche parte, vabbè, mi sa che è la 35 comunque, ed è la classica Speedy, insomma, Louis Vuitton, è un po'... oddio, non sembra così tanto grande, in realtà è gigantesca, non la uso tantissimo se non quando viaggio, perché appunto, tra l'altro pezzi di muro, e non la uso tantissimo se non quando viaggio perché ci sta veramente tantissima roba, quindi è un po' più una borsa da viaggio per me. Continuiamo, questa è la Boy Bag, questa è colore nude, mi sa che si chiamava nude, non sono sicura, è più un colore cammello però, perché per me, per essere definito nude, dovrebbe essere più chiaro, su di me è un pochino più scuro. L'hardware è dorato ed è appunto la classica boy bag, se non sbaglio è in medium, sì, dovrebbe essere size medium, e l'ho presa, questa l'ho presa a Los Angeles. Non è una borsa capientissima la medium, però la large non mi piaceva onestamente come forma, quindi piuttosto ho preso questa che comunque riesce a contenere tutto quello che mi serve, insomma. Stessa identica grandezza ho preso anche la boy nera, sempre con hardware dorato. Questa è naturalmente, sì, come misura sono proprio uguali uguali uguali, però questa, ragazzi, dovevo assolutamente averla in nero, è una classica 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 borsa nel colore più classico possibile, l'ho desiderata tantissimo, mi sono trattenuta tantissimo nel prenderla perché dicevo no Nicole, non hai bisogno, ne hai già un'altra nera, ne hai già un'altra nera, poi hai la boy, insomma, poi l'ho presa e sono strafelice perché la uso un sacco, quindi è stata decisamente un acquisto che insomma di cui sto facendo buon uso, ecco. La nera invece l'ho presa ad Amsterdam. Poi c'è questa di Dior che ho preso, non mi ricordo dove, o l'ho presa a San Francisco oppure no, mi sa che l'ho presa a Venezia, non mi ricordo, comunque è questa di questo bellissimo, no, l'ho presa ad Amsterdam, ero con The Mesa, adesso mi è venuto il flash, ed è questa, cercavo una borsa di questo marrone da poter abbinare con altri dettagli marroni ed eccetera negli outfit, e ho trovato questa, e l'unica cosa che non mi fa impazzire di questa borsa è la cinghia, perché è decisamente larga e quindi avrei preferito che fosse un pochino, ovviamente è intercambiabile in realtà, quindi avrei preferito che fosse un pochino più sottile, ma la borsa in sé mi piace tantissimo e ci sta anche parecchia roba, tutto sommato non è niente male
come capienza, anche all'interno la pelle scamosciata mi piace un sacco. Si possono togliere anche le cinghie, cioè si può togliere la catena e può essere portata anche semplicemente così, anche se non è una cosa che mi fa impazzire, preferisco usare la tracolla. Poi altra Chanelina, anche questa è stata un autoregalo del mio compleanno lo scorso novembre. Questa è, anche questa è vintage, perché in questo colore non la fanno più, c'era l'anno scorso in versione shiny, in versione perlata, aveva appunto, sì, era tipo, avevo delle perlescenze che non mi piacevano e quindi l'ho cercata vintage di questo colore rosa confetto e sono riuscita a trovarla. L'hardware è dorato e qui c'è addirittura il marchio dell'oro, perché una volta Chanel appunto nelle borse vintage, i dettagli erano placcati oro, adesso non è più così e quindi c'è ancora il timbro. Mi sa che anche questa è tipo del 2004-2005, una roba del genere, ed è in versione medium, quindi è leggermente più piccola rispetto alle jumbo. Se vogliamo dire, la borsa classica Chanel è appunto in questa grandezza, in grandezza medium, assomiglia ovviamente comunque alla jumbo in tutto e per tutto, tranne che per la lunghezza della cinghia. Questa non può essere, anche se la allunghiamo, non può essere utilizzata a tracolla, è troppo corta, ma è bellissima, è forse una delle mie Chanelline preferite, solo per il colore che ha, ovviamente lo sapete, il mio colore preferito è rosa, quindi mi piace tantissimo. Anche questa la sto cercando di riempirla quando non la uso, in modo che possa mantenere la sua forma, ed è meravigliosa, la adoro. Poi abbiamo questa di Valentino, questa l'ho indossata proprio ieri o l'altro ieri. Amo questa borsetta, è la più piccolina di Valentino, non so nemmeno se questo modello lo facciano ancora, sì, mi sa di sì. Io l'ho presa dal sito online di Valentino ad inizio 2015, no, ad inizio 2016, no, fine 2015 ce la posso fare, era Natale 2015 ed è stato un autoregalo per me. Ed è ancora perfetta, nonostante io l'abbia usata tantissimo, devo dire è perfetta, non ci sta tantissima roba naturalmente, però quando la usi insomma riesci a farci stare un po' tutto quello che vuoi, magari non ci metto il portafoglio intero, prendo solo tipo bancomat e un po' di contanti e un documento, però per il resto insomma specchietto e cellulare eccetera, e questa si può indossare anche a tracolla. Anche questa ha un hardware che Valentino chiama, Chanel lo chiama champagne, loro lo chiamano platinum, una roba del genere, platino, è molto molto bellina questa, mi piace un sacco ed è l'unica Valentino che ho tra l'altro. Poi altra Chanelina, questa è in grandezza, questa è una mini quadrata, perché c'è anche la mini rettangolare che è un pochino meno, è un pochino più sottile ma è un pochino più lunga, questa è una mini quadrata appunto e può essere portata anche a tracolla, se non sbaglio, sì può essere tranquillamente portata a tracolla, mentre la medium, mentre la mini rettangolare, se non sbaglio, non può essere portata a tracolla, perché la tracolla è appunto un pochino più corta, è l'unica cosa che cambia, la capienza in realtà delle due mini più o meno è uguale, mi sa che la mini rettangolare appunto ha un minimo in più di spazio, però questa può essere portata a tracolla. In realtà non so come descrivere il colore, perché è tra un rosa, un malva, è difficile da descrivere, è un po' un color cipria scuro, e questa è ottima per occasioni particolari, inviti, insomma è un pochino più elegante come borsa e quindi la uso nelle occasioni un po' più speciali. Andiamo avanti, perché altrimenti qua ragazzi famo notte. Poi c'è questa, questo è il Vanity Kit di Chanel, mi piace tantissimo questa borsa e non la uso abbastanza, perché quando voglio una borsa beige di solito prendo la jumbo, che però adesso sto vendendo, quindi magari se la vendo riesco ad usare questa un pochino di più. Il Vanity Kit è bellissimo, io lo volevo nella versione più grande, non era più disponibile in questo colore da nessuna parte e quindi alla fine l'ho preso in versione mini, però ragazzi ho fatto stra bene, perché ci sta un sacco di roba, sembra di no, ma è molto molto capiente questa borsetta e
appunto non ho mai problemi di spazio con lei, nonostante quando l'ho presa mi fosse sembrata così piccolina, in realtà è ottima come capienza, si può ovviamente portare sia tenendola dal manico, ma non è una cosa che mi piace tantissimo, che utilizzando la tracolla, ed ha appunto il logo Chanel qui sul davanti con... Là, qui c'è un lucchetto e qui sotto ci sono le chiavi al lucchetto e anche il lucchetto è appunto con la doppia C, con il logo. Altra Chanellina piccolina, anche questa è vintage ragazzi, e anche questa ha il logo e i vari dettagli in oro, i placati oro vero. Vabbè, non ci sta niente ovviamente, quindi si porta proprio per quelle serate particolari, super eleganti, magari a teatro oppure anche qui un invito particolare. Si può indossare a tracolla, quindi la uso sempre o a tracolla o più che altro a spalla. E sì, non mi ricordo di che anno sia, penso tipo anni 90, vintage anni 90, quindi è parecchio vecchiotta, ma è bellissima e ovviamente la uso solo nelle occasioni speciali, però è stupenda e la adoro. Altra borsa, in realtà mini borsettina, è di Fendi e anche questa può essere indossata con la tracolla che sta all'interno della borsa in sé. Questa non la metto quasi mai, è stato un po' un acquisto sbagliato, posso attaccarla ad altre borse, ma non mi ispira, se ti richiudi, ok, non mi ispira in realtà tantissimo, è però di un bellissimo colore rosa, quindi insomma è carina, magari la venderò, non lo so. Poi c'è questa di Saint Laurent e anche questa ha la catena abbastanza lunga, questa era di una collezione speciale, cos'era, inizio 2017 mi sa, ed è appunto nera, morbida, con tutte queste stelline argentate, anche questa lo vedete all'hardware argentato, quindi i dettagli sono, sia il logo che la catenina sono argentati, ci sta anche parecchia roba in questa borsa, devo dire, non è niente male, però anche questa essendo un pochino più particolare con queste stelline glitterate eccetera, tendo ad utilizzarla magari ad eventi un pochino più speciali, però è bellissima. Poi c'è questa, la mia Chanellina estiva. Allora, questa è come grandezza è una medium con hardware dorato. La particolarità di questa borsa è che naturalmente, lo vedete, c'è questo dettaglio con la sabbia racchiusa tra i due strati esterni, sia davanti che dietro, e ovviamente ha questo effetto molto estivo, molto beach, molto tropicale. Ovviamente era una collezione limitata della scorsa estate, ma mi piace, onestamente la userei anche in inverno, anche se è un po' strano vedere questo dettaglio con la sabbia in inverno, ma mi piace tantissimo, mi piace il fatto che sia trasparente, mi piace il fatto che sia comunque classica come forma, come colorazione eccetera, però ha questo dettaglio in più e l'unico in realtà dettaglio coprente è sul fondo della borsa. Questa ha il dettaglio in pelle anche qui in realtà sulla spalla e si può utilizzare anche a tracolla, cosa che faccio sempre, in realtà no, non so se la metto a tracolla, sì l'ho utilizzata anche a tracolla molto spesso. Adoro questa borsa, non vedo l'ora che arrivi di nuovo la primavera per poterla indossare. Poi Saint Laurent ho questa. Questa è pazzesca, io adoro il colore di questa borsetta, non la uso tantissimo quanto vorrei, proprio per via del colore naturalmente, infatti c'è anche un po' di polvere, io tipo veramente, cioè senza vergogna, c'è anche un po' di polvere perché non riesco ad usarla tantissimo, è comunque una borsa stupenda con un colore stupendo, quando la uso ragazzi ricevo sempre un sacco di complimenti, è appunto di questo verde metallizzato bellissimo con l'hardware dorato, non ci sta tantissimo roba, ma è ovviamente una borsa un po' una pochette da sera, quindi per quello che ti devi portare dietro per solo una serata lo spazio basta e avanza, è stupenda, l'adoro. Era uscita anche in un altro colore, mi sa era un rosa metallizzato, un viola metallizzato, un fucsia, anche quella è bellissima, cioè non sapevo se prenderla verde o fucsia, alla fine mi sono decisa per questa perché di rosa ne ho di borse, ma anche quella era stupenda. Poi, e questa l'ho presa tramite la boutique, volevo prenderla dal sito Saint Laurent, non era disponibile, ho chiamato la boutique di Venezia e me l'hanno procurata. Poi sempre Saint Laurent c'è questa è un po' più grande, un pochino più capiente, è sicuramente una borsa da giorno ed è il mio colore preferito naturalmente, questo rosa confetto con hardware argentato.
e appunto lo spazio è parecchio, è perfetta come borsa da giorno, si può portare anche a tracolla, ha il dettaglio rosa anche qui sulla spalla ed è una delle mie Saint Laurent preferite e una delle mie borse preferite in generale perché è appunto di questo colore bellissimo. Poi allora, questa è stato l'ultimo mio acquisto, la sto indossando tantissimo, questa è una medium nera con hardware champagne, quindi quella via di mezzo tra oro e argento, ma questa ha la particolarità che è in pelle laccata, lucida, quindi anche lei fa sempre la sua figura, l'adoro, la sto indossando tantissimo, la vedete sempre nelle mie stories su YouTube, su Instagram, è fantastica, ed è anche perfetta sia di giorno che di sera, è un pochino più elegante, dipende da come ti vesti, puoi usarla sia in modo un po' più elegante che un po' più sportivo, la adoro. E poi, allora, c'è questa di Louis Vuitton, questa è l'Alma ed è il modello più grande, mi sa c'è un modello un pochino più piccolino con la tracolla, questo è il modello da portare insomma a mano senza tracolla, c'è il classico lucchetto Louis Vuitton, è super capiente questa, sembra nera ma è in realtà di un bordeaux glitterato, un bordeaux scuro, è molto elegante, la forma di questa borsa inizialmente non mi faceva impazzire, infatti il monogram non mi piace, però così con di questa pelle laccata, lucida, mi è piaciuta subito e quindi appunto l'ho presa, questa l'ho presa nella boutique di Amsterdam. Poi continuiamo, zainetto Chanel, anche questo l'ho preso ad Amsterdam e lo uso tantissimo, infatti si vede che lo uso tantissimo, è tutto un po' già rovinato perché ragazzi l'ho usato veramente in modo spropositato, c'è stato un anno che ho usato praticamente solo questo zaino nel 2017, 2018, una roba del genere, tipo ho usato solo lui, e però lo adoro. E la versione più, ci sono tre versioni, tre grandezze, questa è la media, quella più grande non mi piaceva, lo rendeva un pochino troppo lungo, e la versione più piccolina invece è carina ma per me è troppo piccola, io sono alta, non mi stanno bene le cosine troppo piccoline, sembro enorme e grassa, quindi evito, cerco di evitare. Anche questo è un modello molto classico perché lo vedete con la classica kilted fantasia a quadri con nero, con l'hardware dorato, non lo porto quasi mai così a braccio ma sempre e solo come zainetto con le sue spalline. Poi c'è questa di Fendi, questa ha la tracolla, è una borsa che non uso praticamente mai, è ancora praticamente nuova e sarà per i colori, non lo so, ma poi mi sono pentita di averla presa, infatti non la uso mai, la sto vendendo se devo essere sincera, ed è appunto della collezione Monster di qualche anno fa, è nuovissima ed è appunto, in realtà come capienza, come grandezza non è niente male, solo che per la colorazione che ha naturalmente non sono mai riuscita a portarla tantissimo. Poi una borsa che invece indosso molto è questa di Louis Vuitton, scrivetevi il modello perché come al solito non me lo ricordo, quando me lo scrivete poi dico ah sì e poi me lo dimentico di nuovo ragazzi, questa l'ho presa a Parigi e ho dovuto cercare in diverse boutique per trovarla, e difficile da trovare, almeno quando l'ho presa io era difficilissima da reperire, ed è appunto, questa la porto sempre a tracolla, c'è la tracolla regolabile, all'interno ha un sacco di spazio anche se può non sembrare, è super capiente, ci sono tre tasche interne e una tasca esterna, è una delle borse più versatili che ho secondo me, si può portare da giorno, da sera, si può appunto rendere un po' più elegante, un po' più casual, mi sta dando molto fastidio il fatto che non mi ricordo il modello, però sicuramente voi lo saprete, quindi scrivetelo nei commenti. Altra borsa che è stata difficilissima da reperire è questa Gucci Dionysus in Total Color Green, questa è un po' più un turchese verde, anche se può sembrare un po' più smeraldo. Amo questa borsa, di solito la indosso con un total black, il colore mi fa impazzire, l'hardware è appunto argentato, anche se è un argento un pochino più metallico rispetto al, magari alle Chanel e alle Saint Laurent, comunque è molto capiente ed è bellissima, questo colore mi fa impazzire, quindi sono strafelice di essere riuscita a reperirla, questa l'ho presa a Milano in Rinascente che era tipo l'ultima rimasta. Proseguiamo, la prossima è questa, è la Antigona di Givenchy ed è la borsa che indosserò dopo quando dovrò uscire, quindi devo prendere tutte le cosine della Jumbo e metterle qui nella Antigona. Questa è una borsa che ho desiderato per tanto, ma siccome
insomma, ho già tantissime borse, mi dicevo no Nicole, no. Poi alla fine l'ho presa e sono molto felice di averla presa perché è diversa rispetto alle altre borse che ho. Questo è un pochino più rock, un pochino meno elegante, un pochino più, non lo so, edgy, non so come chiamarla. C'è anche il, non è una tracolla, è là, ve la faccio vedere, è tipo la sua tracolla praticamente, solo che a tracolla non si può utilizzare, quindi si può utilizzare a spalla. E io l'ho tolta però perché non la uso mai, la porto semplicemente così a mano. Poi Chanelina, questa è una mini, abbiamo visto diverse misure, c'era la mini, questa è la small, ok, abbiamo visto la mini, questa è la small, poi c'era la medium e poi la jumbo, c'è anche la maxi che io non ho, non mi piace tantissimo come forma. L'ho presa a Parigi di questo bellissimo colore Tiffany, come posso chiamarlo se non Tiffany, ed è il perfetto, perfetto colore Tiffany. È stupenda ragazzi, amo questa borsa, è forse una delle più belle Chanel che ho, non lo so, tra la misura, l'hardware è argentato, l'avrei voluta in hardware dorato ma c'era solo con pelle caviar e io volevo assolutamente la pelle invece quella liscia, che è un po' più delicata ma è molto più bella secondo me di questo colore. E anche qui insomma ci sta quello che serve, è stupenda, la indosso spesso proprio perché mi dico cavolo, oggi voglio indossare la mia Chanelina color Tiffany e poi ci costruisco la outfit attorno, è bellissima, la amo. Poi altro, questo era un autoregalo per il mio compleanno a cos'era, fine 2015 o fine 2016, questo è un wallet on chain di questo bellissimo colore rosa laccato, appunto anche questa l'ho presa a Parigi, biglietti dell'autobus, e l'ho presa a Parigi anche questa, si può indossare a tracolla, l'hardware è argentato, quindi il logo e la catenina sono argentati, la uso molto di più in estate, in primavera naturalmente per la colorazione che ha, è stupenda e in estate la indosso tantissimo, peccato che naturalmente essendo un wallet on chain non c'è tantissimo spazio all'interno, ma anche qui insomma c'è la tasca principale, c'è un'altra taschina qui, c'è la tasca anteriore, c'è la tasca posteriore e c'è poi tutto lo spazio per le carte eccetera, quindi insomma anche i wallet on chain non sono poi malaccio, anche se li indossate di giorno ce la fate a farci stare tutto, e questa per il colore che ha naturalmente è una delle mie preferite. Poi, sempre della stessa grandezza del wallet on chain, c'è questo wallet on chain che però è di Saint Laurent. Questo mi è piaciuto subito per uno, vabbè, per il fatto che è super classico, super portabile, super elegante, eccetera. Mi piace un sacco questo cosino qui. E anche questo ha la tracolla, può essere rimossa in realtà, quindi si può togliere, ci sono i moschettoni e si può portare anche semplicemente come pochette. A me piace decisamente di più invece indossarla con la tracolla o semplicemente a spalla. Poi questa, anche questo wallet on chain, lo vedete, metà quilted, metà chevron, e l'hardware è argentato, ma è un argentato un po' più scuro. Anche questa ha naturalmente la catena e si può indossare a tracolla, questa però non è rimovibile, quindi è fissa all'interno, insomma le tasche sono, ah, e poi c'è un'altra tasca qua sopra, all'interno appunto sì, sono identiche come capienza, e però la colorazione la rende molto particolare. Anche questa tendo ad utilizzarla, ad utilizzarlo, perché un wallet on chain, ad utilizzarlo di più in primavera estate per il colore che ha, ma la ritengo stupenda, è molto particolare il fatto che sia appunto metà metà con questo hardware un pochino più rock rispetto alle classiche Chanel. Poi Celine, abbiamo questa di Celine, l'altra che avevo, la Phantom gigantesca nera, l'ho venduta finalmente perché non la usavo mai, e ho fatto un po' la regola che se acquisto una borsa devo almeno venderne una, poi alla fine la regola è diventata ne vendo una, ne compro due, però perlomeno almeno non faccio degli acquisti assurdi e continuo a riempire questa cabina armadio, nel senso continuo a fare acquisti assurdi, però almeno mi libero delle borse che non uso. Questa è appunto la mini nano, non sono sicura, di Celine, anche questa ha la tracolla, la indosso sempre 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 a tracolla, ci sta un sacco di roba nonostante sia mini, ma come spazio non è niente male, molto semplice in realtà. I manici sono un pochino appiattiti perché nella cabina armadio le metto in una mensola che è un pochino bassa, quindi sono un pochino appiattiti, cosa non buona, non positiva, però mi piace un sacco, le Celine in generale mi piacciono un sacco perché hanno come
tipo questa faccina con gli occhi, la bocca e la lingua. O sono l'unica che ci vede una faccina nelle serie? Non lo so, ci ho sempre visto una faccina e mi sembrano simpatiche come borse. E anche questa l'ho presa, se non sbaglio, alla boutique di Amsterdam. Poi c'è la Saint Laurent. Questa è la prima Saint Laurent che ho mai preso ancora ad Amsterdam, quando ancora ci abitavo. È stato un po' un acquisto sbagliatino perché i lati si sono un po' rovinati. È anche vero che l'ho indossata tantissimo, però per quello che spendi per una borsa del genere ti aspetti che non si vada a disintegrare l'anno dopo che l'hai comprata. Quindi non so bene perché sia successo questo. Mi hanno detto che non è plastica, ma che è una procedura che si usa proprio sulla pelle, quindi è normale che sia successo. Purtroppo mi è capitato. Comunque l'ho presa perché, ragazzi, la borsa classica, elegante per eccellenza, nera con la catena dorata, questo logo dorato. E vi dico la verità, nonostante si sia abbastanza disintegrata da questo lato, non so se riuscite a vederlo, ma ci sono questi pezzettini che si tolgono, la uso comunque ancora tantissimo e la ritengo bellissima, quindi non l'ho mai data via, non l'ho mai venduta, nonostante appunto non sia fatta proprio della migliore fattura al mondo, però continuo ad usarla perché mi piace. Poi c'è questa pochette che è stata in realtà un regalo di Benefit quando sono stata alle Maldive con Benefit. Questa è una pochette molto speciale perché si può comandare con il cellulare e compaiono tutte le scritte. Adesso penso di doverla ricaricare, quindi non riesco a farvele vedere, però si appunto si possono scegliere le scritte da metterci ed è una figata. Poi c'è questa di Gucci, anche questa è la Dionysus, però è più grande rispetto all'altra. Questa mi sa che è la versione large, l'altra era la medium. Come sapete, questo è stato un bag swap con Chiara, a lei ho dato lo stesso identico modello però più piccolino, perché era una borsa di cui volevo disfarmi, che poi ho ricevuto un sacco di critiche. Ah, tu ti sei voluta disfare della borsa del tuo ex? Certo, è ovvio, era una borsa di cui volevo disfarmi, proprio per questo l'ho proposta a Chiara, non è che non lo sapesse. E lei invece a me ha dato questa perché era un pochino troppo grande per lei, mentre l'altra in realtà per me era un pochino troppo piccola, quindi abbiamo fatto lo scambio perfetto. Questa ha appunto questi dettagli floreali e all'interno invece è di questo bellissimo colore bordeaux. Da quando abbiamo fatto il bag swap ancora non l'ho indossata, ragazzi, quindi per quanto mi riguarda è nuovissima, devo ancora indossarla. Poi c'è questa Dior, ne avevo una anche in blu laccato, se vi ricordate sono riuscita a venderla, non la mettevo mai, l'ho venduta, era anche quella semi nuova. E questa invece è di questo bellissimo grigio perlato con hardware champagne, anche questo è un dorato molto molto chiaro. Non ci sta tantissimo in questa borsa e naturalmente non è una borsa da giorno, è più una borsa da sera, un po' più elegante, ma mi piace molto. In realtà non la uso tantissimo, nonostante a vederla è bellissima, ma non mi vedo tanto bene con il grigio, quindi sto pensando di vendere anche questa perché appunto non mi ci vedo tanto bene con questo colore, nonostante a vederla io pensi che sia bellissima, perché è veramente veramente meravigliosa. Le Lady Dior in generale sono tutte splendide, hanno proprio queste caratteristiche, non lo so, mi fanno impazzire, sono bellissime, quindi continuo ad adorarla anche se penso che sarebbe meglio venderla, perché non mi piace tenere in armadio le cose che non uso sempre, tanto. Qualsiasi cosa io acquisti voglio usarla tanto, strausarla fino a consumarla, ok? Quindi se una borsa magari la uso soltanto, che ne so, 5 volte l'anno, non mi piace, quindi piuttosto la vendo e magari compro qualcosa che invece metto e indosso di più, ecco. Siamo agli sgoccioli, ragazzi, c'è un'altra Chanel, questa è bella grande ed è fatta tutta in tessuto, io la uso quasi solamente, vabbè, o quando viaggio perché ci sta un sacco di roba, oppure quando vado al mare. Per andare al mare uso sempre lei, è super comoda, non la porto mai a spalla con queste catenine un po' più lunghe, la uso sempre praticamente solo con i manici e vabbè, super capiente, ci sta il mondo qua dentro, la adoro, va anche moltissimo di moda in realtà questo modello. La volevo in nero mi sa, ma poi l'ho trovata così in che sembra jeans ma non è jeans, sembra dal colore ma non è, però quando l'ho vista poi mi sono detta ok, fatta, prendo questa perché era bellissima, quindi acquisto super super azzeccato questa. Poi altra borsa, mamma mia, non la metto mai questa, l'ho presa secoli fa
è di Prada ed è di questo bellissimo marrone. L'hardware è dorato, l'ho presa all'outlet nei Paesi Bassi che sta vicino ad Eindhoven, l'ho pagata pochissimo ragazzi, veramente. La fattura ovviamente è ottima, è super resistente ed è stata la mia borsa da ogni giorno per un bel po' di tempo, adesso non la uso da un po', ma potrei tornare ad usarla perché è veramente molto molto carina, è molto bella questa borsa. Ovviamente una borsa da giorno, adesso ha perso un po' la forma perché è rimasta lì nell'armadio così per un po', quindi dovrei un attimino, poverina, rimetterla in sesto, però continuo ad amarla perché è molto molto bella. Adesso non lo so, la sto vedendo così e mi sta piacendo, mi dispiace non usarla di più. E poi ultima borsa ragazzi, c'è questa Christian Dior, non l'ho ancora usata solo perché non ho avuto occasione. Come borsa da mare non mi va utilizzarla perché alla fine ho l'altra Chanel, quindi la uso di più quando viaggio. E questa è, non mi ricordo naturalmente il nome, comunque c'è il mio nome, sì! Ho amato questa borsa, appena è uscita l'opportunità di personalizzarla, naturalmente l'ho presa e me la sono fatta personalizzare. Ci sta il mondo, veramente, che tra l'altro ho ancora la bustina Dior che mi hanno dato quando l'ho acquistata. Quindi questa è l'ultima per la nostra collezione di borse, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuta la mia collezione di borse. Fatemi sapere tutto nei commenti come al solito. So che questa tipologia di video raccoglie sempre un sacco di critiche, ma a me non interessa perché se vi piace, se questi video vi piacciono e lo vedo dalle visualizzazioni, dal fatto che me li richiedete sempre, io continuerò a farli. La mia batteria sta per spegnersi, voi mi raccomando cliccate, oggi non so parlare, mi raccomando cliccate sul tasto like, pollice in su se vi è piaciuto questo video e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio grandissimo, mia family, scusate il ritardo per il video di oggi e ci vediamo domani, mi raccomando, alle 17:30. Bacio grande, ciao, vi voglio bene, abbraccio virtuale, ciao.